veramente di importanza ne ha molta, e al grido di Franco, oh Franco! Questa sera serata eccezionale per Castellamonte, Franco Neri qui. Vabbè, non è eccezionale, una serata insieme ad amici che ritorno a Castellamonte dopo tanti anni, perché ero già stato, e per cui con un gran piacere questa sera, diciamo che facciamo, cerchiamo di mettere in quadro lo spettacolo per la prossima tournée. La cosa particolare tra le produzioni di Franco Neri, tra cui il Fioraio di Castellamonte. Ma il Fioraio di Castellamonte è un'idea che è nata e presto la metteremo in atto. Cioè è un progetto per il web dove abbiamo trovato un fioraio che ci ospita, per cui più che progetto è una goliardia. Franco Neri da fioraio, che poi io di fiori non è che me ne intenda molto, però mi dovrò documentare sicuramente. Non possiamo svelare niente di più? No, niente di più, perché è tutto quanto da imbastire, tutto quanto è un progetto che stiamo facendo adesso, stiamo scrivendo e presto lo realizziamo. Per quanto riguarda altre produzioni? C'è lo spettacolo da portare in giro in tutta Italia, ho delle cose sul web, c'è un'idea televisiva, c'è un progetto per il cinema, diciamo che... Come dico sempre io, chi prima arriva prima alloggia. Quindi Franco Neri in pista con tante novità su cose? Sì, tante novità, tanti progetti, sperando di, diciamo, si fa un progetto per volta, non è che si possono fare tutti insieme, perché se si fa tutti insieme poi non ne fai uno bene, allora conviene farne uno e fatto bene e cercare di, finito quello, prenderne un altro per avere continuità anche nel lavoro, diciamo. Carnevale animato, questa edizione anche con uno spettacolo che è una novità qui per Castellamonte. Sì, è una novità, sì, perché anche la serata di Franco Neri è una grande serata, è una grande novità per il Carnevale storico di Castellamonte. Un carnevale che ha sempre un grande apprezzamento da tutti. Sì, me lo auguro che questo continui anche nel futuro, quindi viva il Carnevale di Castellamonte. E aggiungo anche che il nostro carnevale è così, porta avanti sempre, come fa parte ormai della nostra cultura, del nostro momento di fare, perché il Carnevale di Castellamonte è importante e, come diceva il buon Nicola Meletti, noi non siamo i primi ma non siamo secondi a nessuno. Un bell'impegno per la Proloco di Castellamonte e l'organizzazione di questa edizione del Carnevale, molto ricca. Sì, diciamo che l'impegno per l'organizzazione del Carnevale è sempre molto impegnativa. Quest'anno 66esima edizione dell'antico Carnevale di Castellamonte ci ha visti impegnati. Tra l'altro il nuovo direttivo di questa Proloco è nato da poco, perché siamo stati nominati a novembre con l'elezione del direttivo. Io e tutto il mio staff ci siamo presi una bella responsabilità di organizzare il Carnevale. Abbiamo avuto sicuramente un aiuto ancora dal precedente direttivo della Proloco, che ci ha instradato. Io poi ho dei trascorsi già in Proloco, perché sono già stato membro del direttivo della Proloco di 6 anni fa, facevo il tesoriere, poi a livello organizzativo anche proprio le cose importanti, le cose pesanti. Però devo dire che è una bella esperienza, l'abbiamo rifatta molto volentieri. Impegno tantissimo, collaborazione di tutti i ragazzi che ci stanno aiutando della Proloco, hanno partecipato in maniera molto, molto importante anche i commercianti della città di Castellamonte, oltre a tutta l'amministrazione comunale, con tutte le leggi nuove che sono nate nel 2017 per tutti i problemi di sicurezza che ci sono stati, ci hanno visto molto impegnati anche a studiare un piano di sicurezza importante. Devo ringraziare anche per questo le forze dell'ordine, che abbiamo fatto un pool di studio per capire come gestire la folla e i punti sanitari e quant'altro. Quindi diciamo un impegno importante, il lavoro è stato fatto in maniera accurata, diciamo così. Questa sera ovviamente è serata clou, non per importanza a livello di giornata come giorno di calendario, perché il martedì solitamente non è una giornata dove riempiamo con delle grandi manifestazioni. Quest'anno abbiamo voluto fare, come si dice in termine tecnico, il botto, e quindi abbiamo avuto la fortuna di avere qui con noi Franco Neri. Tra l'altro siamo proprio qui mentre lui sta facendo il suo show di cabaret, e veramente abbiamo dovuto mettere fuori cartelli di sold out perché la sala si è riempita, quindi
siamo molto soddisfatti. Domani sarà la giornata di chiusura, dove avremo, per quanto riguarda i personaggi, tutta una serie di impegni ancora impegnativi, per ridondanza, però è di legge, con la visita presso tutti gli asili di Castellamonte. Dopodiché avremo il tradizionale incontro con i carabinieri, che sono sempre molto gentili ad accoglierci nella loro caserma, dove scambieremo il piatto omaggio anche nei loro confronti. Ci hanno già preparato un bel rinfresco, quindi siamo molto contenti. Il pomeriggio cercheremo di trascorrerlo un pochino in tranquillità, dando un po' di priorità alla preparazione ancora al carro della pignatera, delle damigelle, dei cavalli per quanto riguarda il primo console e i terzieri, per poi arrivare alla serata clou con la sfilata dei carri allegorici, che inizierà alle 20:30, dove abbiamo dei carri veramente belli quest'anno. Oltre a tutti i gruppi di storici che sfileranno, abbiamo dei carri che sono veramente belli, quindi invitiamo tutti ovviamente a partecipare al carnevale di mercoledì. Non rientra, ecco.